E indovinate invece chi sono oggi? Un valoroso e coraggioso cavaliere con la sua spada, il suo mantello ed un cestino al posto del cappello. Sì, d'accordo. Tanto con la mia spada posso battermi affinché nessun nemico arrivi a toccarmi questa cosa tanto preziosa. Dove la mente, l'intelletto e ogni pensiero agisce e riposa. Ma c'è qualcosa che non potete vedere e che dunque io vi andrò presto a mostrare. In genere un cavaliere è accompagnato da un cavallo, ma io ho scelto un diverso compagno. Egli mi guida nei boschi e nelle pianure. Sente col suo intuito quali sono le strade di luce e quelle buie e scure. E ora ve lo mostro. È un compagno prezioso. Si chiama il cervo. Ed è un amico forte e coraggioso. Ebbene sì, bimbi e bimbe, con questo video andremo a scoprire la storia di un cavaliere e del cervo suo compagno e insieme capiremo la differenza tra due suoni della stessa lettera, la lettera qui scritta da me, che si può pronunciare, come stavo dicendo, in due modi differenti. Sentite e ripetete dopo di me. Il primo è CH. Ancora una volta, CH. Benissimo. Il secondo è CH. Ancora una volta, CH. Benissimo. Ora, il primo suono, CH, è un suono dolce. Lo abbiamo chiamato così proprio perché all'orecchio arriva un suono più soave. C. Il suono K è un suono che abbiamo chiamato duro perché all'orecchio arriva un suono più rigido, più forte. K. Provate ancora. K. Benissimo. Ora proviamo ad alternarli. C, K, C, e così potremmo continuare per circa un'ora e mezza. E se volete potete farlo, yeah. E quindi abbiamo scoperto questi due suoni differenti per la stessa lettera, un suono dolce e un suono duro. E adesso andiamo a scoprire come questa lettera suona, per l'appunto, unita alle cinque vocali. A, E, I, ma prima ci riscaldiamo un po' insieme a queste vocali. E quindi seguitemi, eh? Ancora, ma questa volta un pochino più veloce. A, E, I, U. E adesso ancora più veloce. A, E, I, O, U. E adesso velocissimo. E il mantello del cavaliere se n'è andato. Ma non per questo mi lascia agitato. E quindi continuiamo. E a questo punto aggiungiamo anche la nostra lettera.
Quindi sentiamo qual è il suo suono insieme alla vocale A. Ripetete dopo di me. Benissimo, suono duro. Sentiamo insieme alla vocale E. Ce. Ripetete dopo di me. Ce. Suono dolce, per l'appunto. La fine della parolina dolce ha proprio questo suono qui. E ora con la vocale I. Ci. Ripetete dopo di me. Ci. Benissimo, anche questo è un suono dolce. E poi con la vocale O. Co. Ripetete dopo di me. Co. Molto bene, questo è un suono duro. E ora l'ultima vocale, la sentiamo come suona questa lettera qui con la U. Q. Ripetete dopo di me. Q. Suono duro, anche questo. Benissimo. E quindi li ripetiamo mettendo anche il corpo. Ce. Ci. Co. Molto bene. Per cui abbiamo scoperto che questa lettera qui, questa consonante qui, unita alla E e alla I, crea dei suoni dolci. Ce, ci. Attenzione! Chiamiamo in aiuto la nostra compagna, la Vagnetta. Eccola qui, bella pulita. Quindi, suoni dolci. Suoni dolci. Duri. Che succede? Abbiamo detto che la C insieme alla E forma un suono dolce. E quindi lo mettiamo qui. La C insieme alla I forma un suono dolce. Ma attenzione! C'è quella letterina magica che abbiamo già incontrato che permette una trasformazione di questi suoni. E guardate un po' che cosa succede. C, H, E, un po' storchina questa E, si leggerà che e quindi il suono si è trasformato in un suono duro. C, H, I, si leggerà chi e quindi il mio suono dolce C si è trasformato in un suono duro. Questo grazie a questa lettera magica che permette proprio questa trasformazione. Quindi, ce, che, ci, chi. Ancora, ce, che, ci, chi. Ancora, ce, che, ci, chi. Ce ce che che, ci ci chi chi, ce 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 ce, e qui possiamo partire, ce 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 che, ci 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 chi, ci 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 chi chi chi. Molto bene, trasformazione da suoni dolci a suoni duri. Benissimo. E ora mettiamo la lavagna a riposare perché la storia del cavaliere e del cervo è giunta l'ora di raccontare. Or dunque, sedetevi per qualche attimo rilassati, per poi alzarvi quando verrete chiamate e chiamati. Un cavaliere decise d'avere un cervo per compagno d'avventure. Il cervo lo guidava tra valli e pianure e tra le chiome
fresche degli alberi maestosi, ascoltavano i cinguettii di uccellini curiosi. E ora potete alzarvi e ripetere dopo di me. Un cavaliere decise d'avere un cervo per compagno d'avventure. Il cervo lo guidava tra valli e pianure e tra le chiome fresche degli alberi maestosi ascoltavano i cinguettii di uccellini curiosi. Benissimo, ancora una volta. Un cavaliere decise d'avere un cervo per compagno d'avventure. Il cervo lo guidava tra valli e pianure e tra le chiome fresche degli alberi maestosi ascoltavano i cinguettii di uccellini curiosi. Benissimo. E in questo racconto abbiamo incontrato tante paroline, alcune delle quali avevano i suoni duri della consonante K, che suonava in questo caso così, ed altre invece i suoni dolci. Leggiamole insieme, ripetete dopo di me. Cavaliere, fresche, chiome, compagno, curiosi. E ora quelle invece con i suoni dolci. Cervo, cinguettii. E così si conclude la storia del cavaliere e del suo fiero e coraggioso compagno Cervo.